Station. Buonasera a tutti, bentornati qui su Music Generation con Marcello Romeo e un ospite davvero speciale oggi. Con Sara Carione e andiamo subito a vedere questo fantastico ospite, però già si può capire da Eccolo qua. Guarda che look! Che look! Allora lui è, lo dico io, è un cantante ma soprattutto è un attore, poi dotato da questa grande voce, musical, collaborazioni con Lucio Dalla. E insomma, Lalo Cibelli qui fra noi. Ciao Lalo! Grazie mille, grazie dell'invito, sono sempre felice di venire. Ormai è una dolce consuetudine, come ti ho detto, mi sento a casa, mi sento in famiglia. Ecco, questa è una grande soddisfazione. Per noi è molto molto bello, ne approfittiamo per salutare anche Roberto Bob Costa perché so che ci sta guardando, perché ciao Bob. Si era informato. Ciao Bob! Allora carissimo Lallo, noi ti abbiamo chiamato perché è un grande evento oggi. Beh, oggi sì, è un evento emozionante nel mio percorso artistico. Dopo un po' di, diciamo, 3 mesi dall'uscita di questo Alibi Perfetto, che ha avuto un numero di ristampe veramente incoraggiante, oggi esce il primo inedito, il primo estratto inedito da questo CD che si chiama Io non so cos'è l'amore, da un'idea compositiva di un grande talento pianistico che è quello di Anna Palumbo di Modena, e le parole di Tommy Togni, poi successivamente lavorate dalle mani esperte, dall'orecchio esperto di Bob Costa, è uscito questo inedito meraviglioso, poi ne parleremo. E certo, anche perché questo inedito esce con un video chiaramente girato poi anche nelle nostre terre, mi sembra, Goro, in quelle il zone. Primo, sì, il primo video, io ho sempre avuto una grande nostalgia, mi provoca una struggenza infinita, quel paesaggio pieno di richiami estetici, filosofici, esistenzialisti comunque. E quando ci siamo andati, dopo quest'idea che ho avuto di andare a Goro, ho capito di non avere sbagliato, perché il grigio del cielo, il mare, le foci del Po non è mai limpido come magari gli specchi dell'anima, molti, il ponte di barche, esistenzialista proprio, insomma, adatto all'amore, e il faro di Goro che si chiama non a caso l'isola dell'amore, e quindi io non so cos'è l'amore, insomma, ho capito che avevo fatto centro. Poi, non da ultimo, se posso permettermi, la patria di Maria Ilva Biolcati, della grande, immensa Milva, in questo posto, questa piazzetta non bella sicuramente, alla quale hanno dedicato il suo nome, e insomma è stato un giorno estremamente emozionante per tutti noi, per me, per Elisabetta Baracchi che ha girato, per Serena Campanini, la nostra assistente, ma poi lo vedremo. E dopo lo vedremo, perché queste cose ce le ripeterai poco prima di vedere questo video che aumentiamo la suspense alla fine abbiamo della fatto un piccolo spoiler adesso. È inutile che cercate su YouTube, non lo trovate. Non lo trovate, ho già guardato stamattina io, non trovate niente. Perché l'anteprima sarà fatta qui intorno alle 18.40, 18.45. Quindi
un attimo di pazienza. Che bello. Ci arriveremo, ci arriveremo. Bene, partiamo? Ora che Lalo Cibelli ci ha aperto con questa immagine pazzesca, è un film, sempre caro, mi fu questo Ermo Colle, ha aperto il sipario, capito? Beh, lui mi incanta lui, quando parla in questo incanta. Modo, molto lui incanta molto, lui fa tantissimi live, tantissime serate, poi ci racconterà qualcosa anche dei live. Bene, noi invece andiamo a vedere l'ultima creazione, l'ultimo prodotto, l'ultima novità della grande Monnaro. Okay. Bravissima, sta andando tantissimo qua a Music Generation e vi ricordo che trovate tutte le canzoni che passano qui da noi in trasmissione sulla playlist Spotify Radio Italia anni 60 TV Music Generation e vi ricordo anche le pagine social, sia quella Instagram che quella Facebook. Beh, partiamo con Monnaro, A Body Like That, regia. I won't cry no more if I know you still stay with me, baby, baby, baby. I won't cry no more if I still smell your perfume, baby, baby, baby. Even if I looked everywhere, couldn't find a boy like that. Many times I tried to stop you, couldn't find a boy like that. I know you still kiss me, baby, baby, baby. Me, baby, baby, baby. Keep me up all night, go on and move your body with me, baby, baby, baby. Even if I looked everywhere, couldn't find a boy like that. Many times I tried to stop you, I couldn't find a boy like that. I won't cry no more if I know you still kiss me, baby. Baby, baby. Meravigliosa questa produzione di Monnaro. Vi ricordo che i suoi video sono sempre bellissimi, andate ad ascoltarlo su YouTube, le canzoni sono di un genere molto molto particolare, lei è bravissima e giovanissima. Ti salutiamo. E torniamo a spiegare un attimo questo video molto particolare, la storia di un amore platonico, mai consumato, mai intenso. E il sogno di portarsi dietro qualcosa di lui, dell'amato, e in questo caso un orecchio, al quale parlare e distruggere la distanza che li tiene lontani.
Beh, possono vedere questa intervista che lei ci ha fatto direttamente su questo brano, esattamente penso 2 puntate fa su YouTube, la trovate sempre digitando Music Generation Radio Italia anni 60 TV. Su YouTube le trovate tutte le nostre puntate. Bene, bene, bene. Io volevo fare una domanda a Lalo. Volevo chiedere a Lalo, ma tu cosa fai per la voce? Perché con questo freddo, in questo momento particolare, con queste influenze che stanno girando, anche io mi ritrovo con delle problematiche di voce. Una volta usavo, non so, l'erba del cantore, l'elisimo, queste cose qua. Tu usi qualcosa di particolare per mantenere questa voce così fresca, bella? Guarda, sono un esperto, sono il piccolo medico di me stesso per quanto riguarda la voce nel corso degli anni. Anche perché ho fumato moltissimo, poi ho passato male 10 anni senza fumare e adesso ogni tanto ci ricado. Quindi, ma il fumo di per sé potenzialmente non farebbe male alle corde vocali se usato in un modo intelligente. Però ci sono tanti rimedi, Marcello, tanti. Soprattutto i rimedi antichi della nonna, ad esempio uno per una disfonia, ad esempio un abbassamento di voce, immediatamente sterilizzare e disinfettare le corde vocali con vapori di camomilla e bicarbonato e restare lì per 10 minuti, un quarto d'ora sopra i vapori. Farlo una volta, due al giorno, le corde vocali si puliscono e il beneficio immediatamente della voce che torna sembra quasi un... Quindi una bacinella di acqua calda, si mette dentro la camomilla, si mette il bicarbonato, un asciugamano sulla testa e respirare. Esattamente. Bellissima, bellissima questa. Sapevo, prendete questa nota, scrivete i rimedi della nonna e i rimedi di Lalo Cibelli. Questo è molto importante. Ma che cortisone, ma quale pastiglie? Quali hai per la gola? Devo dire che ci sono moltissimi altri espedienti. Allora, ti invito a richiamarmi in un'altra trasmissione in cui io parlerò solo di questo. Okay, io ero rimasta allo zenzero comunque, allo zenzero crudo, direttamente così, però insomma hai fatto bene a illustrarci. Lo zenzero comunque ha un potere, certo. Sì, ha un potere disinfettante, rinvigorente. Ecco. E quindi sì, fa bene. Prendete fa nota bene anche di questo. Prendete nota. Zenzero, miele e limone, insomma, è un classico. Perché è la parte oscura anche della voce questa, il problema è sì. Problema. La voce è soggetta a chiaroscuri, no? Chiaramente è anche bello, anche uno che fa teatro, un attore chiaramente colora la sua voce, però quando è troppo oscura, perché scende troppo, è un bel problema. Ma sai perché? Perché noi attori o cantanti... esperti, teniamo a riposo le corde vocali e quindi ad esempio in questo momento io non sto usando le corde vocali, sto usando solamente una respirazione diaframmatica di pancia, certo. Diciamo così. E quindi ecco, nel momento in cui io alzo la voce, in questo momento dovrebbe essere la mia voce naturale perché sto usando le corde vocali. Ecco. Lo sapevi, Marcello? No, però è fantastico, è molto interessante. Ma a proposito di parte oscura... A proposito di parte oscura... Tornano gli Underoots con un bellissimo brano che tratta di un tema... Darker Side. Sì, un tema abbastanza pesante, che è quello della depressione. Vi ricordo che gli Underoots sono una band giovanissima. Giovanissima, esatto. Giovanissima. Siamo andati al concerto 2 settimane fa a Castelmanzone, nel teatro. Hanno fatto un concerto pazzesco. Hanno fatto anche dei brani dei Maneskin, dei brani conosciuti. Non hanno fatto solo i loro brani. E comunque hanno mandato in anteprima questa parte oscura. Poi loro, side, cioè ogni inedito che fanno, che stanno producendo, hanno sempre ogni canzone un significato molto molto particolare e un significato che specialmente tratta un tema sociale. Quindi vi invito ad ascoltarli perché insomma non hanno testi per niente scontati. E allora andiamo a vedere Giulia Borrelli e gli Underoots con via. Darker Side. Grande. You go and go my own way. You told to me to have one breath, and I trust this white promise of my soul you gave to me.
back home. Giovanissimi e bravissimi questa band. Molto. Di... Da dove vengono, Marcello? Ah no, sono di Castelmaggiore. Castelmaggiore. Sono di Bologna, sì. Sono di Castelmaggiore e come diceva appunto abbiamo visto questo concerto, c'è un sindaco, una donna meravigliosa che lascia molto spazio ai giovani, agli artisti e quindi siamo andati a vedere io e Raffaele Montanari questa serata degli Underoos molto molto bella, dove hanno presentato molti brani. Bravi, bravissimi, giovanissimi, e continuate così perché sicuramente avrete delle grandi soddisfazioni. Intanto la piccola giuria scomposta degli sbalzi d'umore di Reggio Emilia, gli Scocoroncobus, i famosi Scocoroncobus degli sbalzi d'umore, capitanati da Bob Tanfinato, hanno mandato un messaggio per te. Per me? Dice Bob Tanfinato, anch'io, come Lalo, sì, lo dico col diaframma, Clary sei bellissima. Grazie, mi mando un cuoricino. Arrivano anche i voto per gli Underoos, voto 7, sono trascinanti. Bravissimi, bravissimi, cari oggi sono, siete gentilissimi oggi. Eh sì, sono gentilissimi. Lalo, devi fare un concerto stasera? L'hai imitato benissimo, con la voce molto bassa, ti sei appoggiato, perché poi tu sei uno straordinario cantante, non lo dici. Grazie, grazie. Quindi, quando hai fatto la voce diaframmatica... Ho fatto la voce. Ti è uscita bene. È vedi? Uscita bene. Ti sei improvvisato e Lalo. Mi sono improvvisato. E quindi stasera devi cantare da no, questa parte? No, questa sera no, perché avevo un impegno questa mattina. Sto finendo...
sto curando un cantante straordinario, lo dico, si chiama Cesare Augusto Giorgini, che vedremo prossimamente, e con una grande cura sta realizzando il primo disco della sua vita, ed è splendido, profondo, intenso, emozionante. E quindi, sai, come tu ben sai, sapere cantare bene, c'è molta gente che canta bene, in dubbio, ma saper cantare è veramente molto difficile. Già, vero? È vero. Sono è vero. E quindi saper cantare cosa vuol dire? Saper fare cantare, fare uscire le parole che cantano. E quindi se le parole non cantano, allora diventa solamente un esercizio e non lascia traccia, anche sapere emozionare, insomma. Esatto, esatto. Proprio io così. Purtroppo non sono andato a scuola di canto, ho avuto solo, diciamo, il night, nel senso che negli anni fra il 78 e il 90 sono stato un pianista cantante dei night di Bologna. Beh, ti sei fatto un'esperienza comunque. Beh, che bello, che bello. Forte. Dall'Esedra alla Capannina, al Club 37, all'Obi-Wan, alla Fontanina, eccetera, eccetera. Li ho bellissimo. Fatti tutti questi night. E mi ricordo che, chiaramente, se la gente si sedeva e beveva, io venivo pagato anche, avevo una provvigione, diciamo, in più, no, era una bevuta a cottimo, nel senso che mi veniva pagato. E a quel punto avevo pochissimi secondi, racconto questa cosa perché, e poi chiudo la mia esperienza, che non ne parlo mai in televisione, ma avevo pochissimi secondi per far sedere una persona o una coppia. Quando apriva la porta entrava dentro al club, nella parte dove c'era il pianoforte a coda con il microfono e un bon tarbo, non c'era nient'altro, basi non esisteva niente, voce, spartito, pianoforte e l'altoparlante e il microfono. E avevo pochi secondi per fare in modo di accalappiarli e farli sedere. Guardando l'età, guardando la barba, il colore dei capelli, da come erano vestiti, capivo quale poteva essere il pezzo migliore per farli sedere. Sì? Ma tu cantavi cover come J.N.? Io cantavo cover come J.N. No, ma non cantavo le cover che canta oggi J.N. Io cantavo delle cover degli anni 50, 60, 70 e fino ai primi anni 80, ecco. Beh, te pensa che oggi J.N. torna con un brano di Jimi Hendrix. Oh, rock, quindi un rock puro? Sì, però rivisitato in uno stile un pochino più soul, com'è la personalità di J.N., da Raffaele Montanari. Quindi in acustico. Esatto, esatto. Andiamo ad ascoltare Little Wing. Yeah.
Bella voce. Bellissima, J.N. Cover strepitosa, mi piace. Velluto, velluto. Sì, sì. Bello, sì, bello, sì. Molto. Una cover strepitosa, sì. Veramente bello questa, così come l'ha definita Lallo, chill out, vero, hai detto Lallo? Sì, beh sì, ho detto una grande banalità, forse oggi ci si dovrebbe esprimere in un modo diverso, magari il termine chill out è superato, però si capisce bene che cos'è, una musica che accompagna con dei toni suadenti e persuasivi in chilling, magari divanizzati. Molto molto bella, infatti mi immagino un po' un'atmosfera, ma anche solo sul divano, no? Ti siedi, ti guardi, ti ascolti la musica. Sì, e poi insomma il brano di Jimi Hendrix è, esatto, formidabile. Però questa versione rivisitata da Raffaele Montanari, J.N., è molto bella anche, insomma, sia diversa dall'originale. Vero. Molto, vero. Molto. Bene, andiamo con uno slot di pubblicità di quello che sta accadendo. Ai Servi, ci sarà un concerto di Natale, musica quindi, ecco. Ai Servi, concerto di Natale il 21 dicembre, non mancate, ingresso libero, chiaramente essendo offerta libera all'entrata, chiediamo di essere numerosi perché è un momento particolare, ci avviciniamo al Natale, ci saranno tutta una serie di canti di Natale, brani natalizi come Ad Este Fidelis, fino ad arrivare a Handel con l'Alleluia, tutti diretti dalla maestria del grande maestro Lorenzo Bizzarri, dove ci sono dei cantanti del coro che noi conosciamo benissimo, degli amici come la Giovanna Babina e tanti altri. Vi invitiamo il 21 dicembre a passare questa serata meravigliosa in totale relax, in ascolto di questo concerto di Natale nella Basilica che c'è proprio in Strada Maggiore, una delle parti più belle di Bologna, dove tutti noi abbiamo tanti ricordi. Io ho ricordato il Club 37 che era proprio lì a due passi da questa piazza della Chiesa dei Servi. Quindi vi aspettiamo il 21 dicembre e ascoltare la musica di Natale, il concerto di Natale alla Basilica dei Servi in Strada Maggiore, giovedì 21 dicembre. Ma ci fai uno spoiler anche tu oggi? Come? Ci fai uno spoiler anche tu? Ah sì, c'è uno spot perché sta per uscire un mio nuovo brano, è vero, sta per non uscire. Non lo sapevo, Marcello, un nuovo non me brano. L'avevi detto. Andiamo a vedere lo spot, anche per me è una sorpresa. Siamo solo noi, noi. Basteranno le note di questa canzone a trascinarti dentro ad una dimensione e non si fermano mai, e non si fermano mai. Ma saranno le note di questa canzone a scandire i battiti del nostro cuore. Vengono a prenderci. Vengono a prendersi.
Ecco. Io non lo sapevo. Ah, ma che bella. Nessuno lo sapeva, lo sapeva solo lui. Ecco, ecco, oggi... ecco. Sì, ringrazio Melissa LGT, ciao, Melissa La Giglia, che ci regala questi anteprima con noi nella nostra casa discografica. E chiaramente lei ha in mano già il brano che uscirà fra qualche giorno. Bene, io conto molto su questo brano, speriamo. Del 13 gennaio cosa mi dici? Il 13 gennaio saremo al Teatro Duse. Con la mia band apriremo il concerto del grande Enrico Carsolvisi, che farà un tributo, Progetto Emozione, Un Milione di Amici, tutte le canzoni di Enrico che sono quelle di Roberto Carlos, tradotte in italiano, con tutte le comunità brasiliane. C'è già il sold out al Teatro Duse, sono felicissimo di questo, e io avrò una band, siamo onorati di aprire questo concerto, con Roberto, Bob Costa al basso, con Angela Madonia ai cori femminili, e Filippo Lambertucci alla batteria, il grandissimo Daniele Bruno alle tastiere e il grande Gisle, il nostro chitarrista preferito, che ci accompagnerà. Farò le mie canzoni, le ultime produzioni delle mie ultime canzoni, compresa Pericolosa. Quindi vi aspettiamo il 13 gennaio, hanno aperto le gallerie proprio oggi, quindi siamo molto felici di questo. Marcello, tu ti ricordi per caso di un ragazzo giovanissimo che si chiama Nicola Boni? Nicola Boni, mi ricordo qualcosa. Ti ricordi che cantava uno col stile ciuffo, tutto, col esatto, ciuffo. Uno stile tutto particolare anche. Un Little musicale. Tony, sì, nuovo. Sì, esatto. Beh, è tornato in scena con un nuovissimo brano che si intitola Di Passaggio. E io, sì, vorrei andare ad ascoltare. Lui è del 2000, mi sembra, del 99, 99. Quindi ha 23 anni. Di Alder Nicola Boni con Di Passaggio. Regia. Sopra 3 metri, cielo sotto i miei piedi, equilibrista di mondi paralleli. Ma ora che ti guardo penso che questo è solo un passaggio. Cammino sopra 3 metri, cielo sotto i miei piedi, il mare ci porterà lontano. Ma ora che ti guardo penso che questo è solo un assaggio. All'ombra dell'ultimo raggio ci proverò, è una sfida questa vita piena di incertezze. Siamo solo di passaggio, ma proverò, è che tu senti vibrazioni ai confini dell'umanità. Vedrai, cambierà e tutto si schiarirà. Passaggio. Di passaggio. Nello specchio riflesso uso il trucco sbagliato per nascondermi dietro alle promesse. Più mi guardo e mi convinco che questo è solo un passaggio. Nello specchio riflesso sono sempre lo stesso, equilibrista senza incertezze. È una corsa contro il tempo, questo nostro viaggio. All'ombra dell'ultimo raggio ci proverò. È una sfida questa vita piena di incertezze. Siamo solo di passaggio, ma proverò, è che tu senti vibrazioni ai confini dell'umanità. Vedrai, cambierà e tutto si schiarirà, come il buio di un temporale di passaggio. Cammino sopra 3 metri, cielo sotto i miei piedi, nello specchio riflesso vedo tutto sbagliato, puoi vedermi scivolare via, non lasciarmi, questa è una follia. All'ombra dell'ultimo raggio ci proverò, è una sfida questa vita piena di incertezze. Siamo solo di passaggio, ma proverò, è che tu senti vibrazioni ai confini dell'umanità.
vedrai cambierà e tutto si schiarirà come il buio di un temporale di passaggio. Bravo Nicola, direi un ottimo ritorno in scena qui anche al Music Bravo Generation. Nicola, bravo Nicola, ottimo. Molto bello, parole intense. Particolare, anche particolare. Ha cambiato veramente. Stile, infatti, dicevamo. Cambiato stile. Arriva un messaggio per Lalo dalla Calabria, Roberto Scarfò, un cantautore che noi conosciamo. Ciao Roberto! Che ci sta seguendo, scrive felice di seguire questa puntata con Lalo Cibelli, che è un artista completo, pieno, voce che sa raccontare ogni nuova storia. Grazie. Grazie, che bello, sono veramente. È vero felice. Quello che ha detto, è vero. Onorato, sì. Onorato. Bravo Lalo, piace. Ho molti, molti amici calabresi. Io ho sempre qua questo, chi ci segue, la regia mi inquadra bene questo bellissimo capolavoro. Questo è un capolavoro, perché ci sono dei brani spettacolari, spettacolari. Da Albergo a Ore, Al bacio sulla bocca, L'anno che verrà, Caruso, L'invisibile, La casa in riva al mare, Tu parlavi una lingua meravigliosa, Come un matto, C'è più samba e Chi più ne metta. Guarda, guardate che capolavoro. Ci sono dentro anche i testi, c'è tutto. Arrangiamenti di Roberto Costa, supervisioni di Raffaele Montanari, chi canta è Lalo Cibelli, alibi perfetto. Non avete alibi? Dovete scaricarlo da BMRG o comprarlo da Amazon, per forza. Adesso chi presentiamo, Marcello? Un artista femminile. Andiamo a vedere se l'hanno slegata dall'albero, perché è rimasta lì legata all'albero, Nia. Andiamo a vedere antidoto Nia. Antidoto e veleno, Nia. Nia, antidoto e veleno. Tu sei l'antidoto o il veleno? Io l'antidoto. Anch'io. Il veleno no. No, il veleno no. Nessuno, di noi tre nessuno è il veleno. Noi siamo l'antidoto. Questa volta ti giuro, ho deciso, non mi faccio trattare così. Devo smetterla di preoccuparmi di come puoi stare se poi non sei lì. Quante volte ti ho urlato basta, poi mi guardi abbasso la cresta. Voglio scendere da questo treno, fermate tutto, mi gira la testa. Antidoto veleno, non lo so, io ti bevo, vedo tutto nero. Antidoto veleno, ma che ne so, lo sai che non ci vedo. Sembra che non continui a capire quello che provo a dirti da ore. Devo andarmene da questo male che tu chiami amore, ma è solo prigione. Quante volte ci ho già provato, ma tu mi hai sempre tenuto qui. Devo smetterla di assecondare, più si va avanti più staremo male. Antidoto veleno, non lo so, io ti bevo, vedo tutto nero. Antidoto veleno, ma che ne so, lo sai che non ci vedo. Neanche questa volta abbiamo scoperto se l'hanno slegata dall'albero. No, è sempre legata, rimane sempre lì. La fine del video resta. E anche la prossima settimana troveremo sono ancora curiosa. Lì.
Cara Angela, bravissima. Brava, Angela. Antidoto, veleno. E noi siamo tutti e tre antidoto. Noi perché l'antidoto alla depressione, antidoto alle cose brutte. Alla noi siamo l'antidoto, noi siamo la tristezza, per noi portiamo l'entusiasmo, vero Lalo? Tu porti entusiasmo, io ti ho visto nelle piazze cantare. Io sono animato da una grande vitalità, devo dire. Certo che le canzoni mi piacciono sempre riflessive, canzoni che sanno parlare veramente nell'intimo, e quindi la cacciara in genere mi piace poco, però quando mi metto al servizio, come tu dicevi prima hai parlato di una cosa bellissima, quando nel 1978 ho cominciato il Club 37 dovevo interpretare tutti i clienti che c'erano e captare quale fosse la prima canzone che io dovevo fare. Guarda che quello è un discorso veramente molto 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 interessante, molto profondo, psicologico, perché poi mette in evidenza i pericoli e le insidie magari di una carriera. Se uno non sa interpretare magari si perde l'opportunità di fare serate, anche di diventare famoso, ecco, tutto sommato. E una sera mi capitò una cosa incredibile. E arrivò una coppia che veniva sempre, tutte le sere venivano presto. Io cominciavo a suonare intorno alle 10:30 e finivo alle 2:30, 3, più 3 che 2:30. E una sera alle 10:30 presto arrivò questa coppia, si è seduta di fianco a me nel divanetto come sempre, e lui si alza e mi dice: stasera per favore maestro, musiche molto ma molto tristi. E io dico: perché? Fa: perché ci dobbiamo lasciare. È stato uno dei momenti peggiori della mia vita. Cavolo. Ah, guarda, non dici nulla di nuovo, nel senso che anche io con il nostro mestiere siamo delle scatole nere, dei contenitori di grandi, grandissime emozioni che le persone vengono a raccontarci, perché suscitiamo emozioni, sprigioniamo in loro una voglia, un desiderio di aprirsi. E quindi è un mestiere anche molto difficile, di grande interscambio, di grande sensibilità. Bellissimo. E adesso è arrivato un momento sul serio? Un momento importante. È arrivato un momento importante, perché in anteprima nazionale, e non solo, avremo la possibilità di vedere qualche cosa di nuovo e di tutti. Io chiedo a Lallo di indossare una cosa particolare. Chiedo a Lallo di andare a indossare una cosa particolare. Faccio? Vai. Va bene. Vai Lallo, vai. Adesso Lallo tornerà con un qualche cosa di particolare, perché noi sappiamo che è stato girato questo video, ci ha raccontato a Goro, patria della grandissima Milva, e ci ha parlato di un quadro molto, molto speciale, insomma, dei colori così tenui, particolari. Credo che la regia debba venire a aiutare Lalo, perché forse si è staccato un filo dal microfono nel momento stesso in cui si stava preparando. Intanto la regia sta inquadrando giustamente questo, con anche le mie unghie in sfondo. Con le unghie in sfondo bellissime di Clele B, questo alibi perfetto di Lalo Cibelli. Ma e oggi è arrivato il momento importante di presentare questo inedito. Io non so cos'è l'amore, ma che cos'è l'amore? Chiediamolo a Lalo, che intanto ha indossato lo stesso abito che aveva nel video. Se la regia lo inquadra, eccolo qua. Ecco qua, questo cappottone molto, diciamo, esistenzialista. Che cos'è l'amore? Saperlo, ci sono delle persone, io ad esempio ho dei seri dubbi di averlo capito. Diciamo che dobbiamo essere sempre grati all'amore in qualsiasi istante, anche in chi ci suscita amore, ma magari non corrisponde ai nostri sentimenti, addirittura anche in quello. Però questo qua è un motivo bellissimo alla francese, diciamo, che parla dello struggimento esistenziale di un uomo che beffardamente chiede a noi che cos'è l'amore, perché e dice in modo beffardo: beati voi se lo sapete. Perché io non lo so ancora, confondo il buio col silenzio, e di notte quando mi addormento sogno di essere tradito, di non essere
capito, insomma c'è questo grande, grande, grande dilemma di ciò che siamo, di ciò che suscitiamo negli altri. Ecco, bisognerebbe vivere con una sicurezza di sé stessi, una conoscenza di sé e di andare fieri di quello che siamo. Certo che, Marcello, ti devo dire che io, ad esempio, non so, mi annoio un po' a essere sempre Lalo Cibelli, vorrei essere Marcello Romeo, ad esempio, un giorno, almeno un giorno, però anche con le sembianze fisiche di Marcello Romeo, con il tuo cuore, e tu magari ti accolli il compito di essere per un giorno Lalo Cibelli, cioè mi piacerebbe molto che... È bellissima questa Stanislavski, che sta praticamente strizzicando. Questo è Stanislavski, ragazzi, nel primo teatro russo, fantastico, perché è bellissima questa parte qua che sta dicendo Lalo. In ogni caso, mi sembra di... guarda, finisco con un consiglio. Mischiatevi. A un certo punto, quando crediamo che sia veramente problematico andare avanti o dipanare la matassa, è proprio il momento di mischiarsi e di ritornare nuovi e di ritornare a cominciare. È molto bello. La gente va mischiata. Il crossing over degli inglesi. Mi sembra giusto. E allora adesso noi dobbiamo... Ah, che emozione. Dobbiamo vederlo, questo video meraviglioso. Allora, Io l'ho visto in anteprima stanotte, devo dire, perché sono fortunato, perché l'ho visto in anteprima stanotte, sono rimasto colpito da questo paltò. Riesci a alzarti in piedi senza staccare i fili per vedere questo paltò? Ecco, questo paltò. È molto bello, Vediamo se riescono a... È molto bello, guardate quanti bottoni ha questo paltò, guarda. Guarda quanti bottoni. Io non li conto. Sono le tacche. Ecco che la regia adesso ti inquadra, riesce a inquadrarti bene tutto. Ale. Eccolo qua. Questo è il paltò, come Dalla lo chiamava paltò, in effetti. Lusso. Il paltò. Rigorosamente blu. E questo invece è nero. È nero. Beh, dobbiamo differenziarci. Il famoso paltò blu di Dalla, della canzone Latin Lover, della canzone La, eccetera, eccetera. Ma adesso è il momento di Io non so cos'è l'amore, anteprima nazionale. Lalo Cibelli, inedito. Grazie. Non so cos'è l'amore, fortunati voi che lo sapete. Confondo spesso il bisogno di un momento con quel sogno di un attimo eterno. Le cose si muovono intorno e l'amore mi sfiora. Credevo fosse solo il vento, perché proprio come il vento, l'amore non è fatto per star fermo. Io non so cos'è l'amore, io non so cos'è l'amore, io non so cos'è l'amore, io non so cos'è. Io non so cos'è l'amore. Di voi se lo sapete, confondo il buio col silenzio e vedo nel sorriso un tradimento. Le cose si muovono intorno e l'amore mi sfiora. Credevo fosse solo il vento, perché proprio come il vento l'amore non è fatto per star fermo. Io non so cos'è l'amore, io non so cos'è l'amore, io non so cos'è l'amore, io non so cos'è. Thank you.
cos'è l'amore. Fortunati voi se lo sapete. E la notte mentre solo mi addormento, cullato da quel solito tormento, penso a quel rumore che ora sento sia soltanto il vento che non è l'amore, non è fatto per star dentro, non è fatto per star dentro. Benissimo, bravissimo Lalo, bravissimo. Grazie. È stato grazie bellissimo infinito. Averti qua, quindi da questo momento in rotazione sulla playlist di Radio Italia anni 60 TV, Music Generation, e ragazzi andate a scaricare su YouTube il video, la canzone su Spotify, fra poco sarà su YouTube. Ringraziamo Lalo Cibelli. Grazie a voi di avermi ospitato, è sempre veramente un grande, grandissimo piacere. Grazie a te. E questo momento, questa giornata me la ricorderò per sempre perché... abbiamo fatto una cosa emozionante, bellissima, unica. Lo trovate su Instagram, lo trovate su Facebook, Lalo Cibelli. Alla prossima settimana ci vediamo qui venerdì 16 dicembre. Ciao a tutti. Ciao. Music Generation.